Negli ultimi 10 anni il Sud ha perso poco più di 500.000 di residenti, gran parte dei quali meno che trentenni. E 150.000 giovani laureati hanno dovuto emigrare verso il centro-nord Italia o all'estero. Una perdita incalcolabile che va avanti da decenni. E se dicessimo no a tutto questo? E se noi giovani decidessimo di non voler abbandonare la nostra terra? Se volessimo dire basta a questo incantesimo che ci sta facendo diventare un popolo senza una terra e che sta lasciando una terra senza il suo popolo? Un ragazzo come noi, un siciliano, un lavoratore, un attivista, un amante della propria terra, un giorno disse: no, io non ci sto. Questa è la mia terra e io la difendo. Il suo nome era Giuseppe Gatti e fece una scelta controcorrente. Decise di non abbandonare la propria casa e di costruirsi un futuro nella terra che amava. Quel futuro gli fu strappato da una morte prematura, l'ennesimo incidente sul lavoro. Per alcuni solo un numero da aggiungere alle statistiche. Ma oggi siamo noi a dire questa è la mia terra. E grazie all'esempio di Giuseppe scegliamo di restare e di difendere il nostro diritto a costruirci un futuro qui, dove siamo nati. Il nostro diritto a non abbandonare le nostre famiglie. Il nostro diritto a contribuire alla crescita di questo territorio. Il nostro diritto a restare. Da qui nasce Questa è la mia terra e io la difendo. Il festival per il diritto a restare. Nel cuore della Sicilia, nel paese natale di Giuseppe, ci sarà una grande festa. Occasione di incontri, confronti e di condivisione di idee. Sul palco si alterneranno artisti, giornalisti, imprenditori e tanti giovani, intervenendo su temi come legalità, antimafia, lavoro giovanile e sostenibilità. Cercheremo insieme nuove soluzioni per riscrivere il futuro della nostra terra. Getteremo inoltre le fondamenta per la nascita del Centro Studi Giuseppe Gatti, dedicato alla diffusione della cultura del restare. Attraverso la ricerca, la condivisione di storie meritevoli e la promozione di progetti innovativi. Aiutaci a trasformare questa idea in un reale cambiamento. Contribuisci anche con poco a sostenere il festival e la nascita del futuro Centro Studi. È arrivato il nostro momento. Il momento dei siciliani onesti che vogliono lottare per un cambiamento vero. Contro chi ha ridotto e continua a ridurre la nostra terra in un deserto, abbiamo l'obbligo morale di ribellarci. Questa è la mia terra e io la difendo. E tu? Sarò brevissimo. Io qualche tempo fa non vedevo l'ora di arrivare a 18 anni per prendere il mio diploma e andare via dalla Sicilia, perché io odiavo profondamente questa terra, perché le cose non andavano bene, perché la gente credeva lo pensasse tutto in un certo modo, sia sempre l'illegalità, il malaffare. Però poi mi è successa una cosa strana: ogni qualvolta uscivo da questa terra avevo come una sorta di nostalgia, cioè stavo male, come quando siamo una persona e ci sta lontani. C'è sempre quella voglia di rivederla, di starci accanto. Così ho deciso che non devo essere io ad andare via da qua, ma deve andare via chi questa terra l'ha martoriata e continua a martoriarla. E come chiudo sempre nel mio blog, questa è la mia terra, io la voglio difendere. Grazie. E diamo il benvenuto a Carmelo Traina, direttore artistico del festival Questa è la mia terra. Buongiorno Carmelo, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito. Ciao Carmelo. Allora, mi ha commosso ascoltare questo video, ma soprattutto il vostro entusiasmo nel lanciare questo evento 23-24 agosto a Campobello di Licata, un festival che celebra un sud che vuole restare. 2 giorni, tutto ingresso libero, Carmelo. Il primo per costruire insieme un sud diverso, l'altro giorno per celebrarlo con una grande festa. Esattamente, 23 agosto costruire, saremo in 200 ragazzi e meno ragazzi, perché stiamo costruendo i tavoli in maniera intergenerazionale, quindi stiamo unendo anche generazioni diverse, seduti ai tavoli di confronto per più di 4 ore a cercare di affrontare il tema del diritto a restare, che è molto complesso, ha dentro tantissime sfaccettature che ovviamente vanno tutte prese in considerazione nel momento in cui si parla di diritto a restare. Le affronteremo tutte cercando di metterle a terra in quello che noi abbiamo chiamato il nostro primo documento di azione per dare vita al Centro Studi Giuseppe Gatti, che nascerà subito dopo l'evento. Quindi tutto nascerà da un momento partecipativo del momento partecipativo del 23, quindi da quelli che sono un po' i desideri, i pensieri, anche le necessità che sente un gruppo
ampio di persone che abbiamo convocato appunto a confronto il 23, e poi il 24 è un momento di festa, un momento di piazza, celebreremo, festeggeremo, però una cultura diversa rispetto a quella che ci è stata raccontata e ci è stata in qualche modo proposta in questi anni, una cultura che festeggia e celebra chi ha deciso di rimanere, prova a portarlo sul palco, a dargli uno spazio per raccontare cosa significa restare, quali sono le condizioni di difficoltà anche che sono vissute, però attraverso quelle storie provare in qualche modo a dare il giusto spazio, ecco, a chi ha deciso di fare questa scelta, accompagnando tutto anche con la musica, perché poi il modo di fare cultura in qualche modo di celebrare è anche quello, no? Unire le parole alla musica, quindi celebrare sarà la parola chiave del 24. C'è una parola che ho ritrovato in una lettura che facevo qualche tempo fa, che penso ben si addica a quello che tu ci stai dicendo, si chiama, è restanza, ecco, tra le tante parole che vengono coniate ogni giorno, restanza, riferita in maniera specifica poi a questo tema che stiamo in qualche maniera trattando questa mattina, in qualche maniera restituisce anche quello che è il senso di questo festival. Ieri, Paola, se ricordi, abbiamo parlato anche di questa voglia dei giovani, parlando degli adolescenti, di voler piantare radici nella terra natia, ma poi ovviamente per tanti motivi economici, sociali, culturali sono costretti a dover scappare via. E allora Carmelo, quello che vorrei chiederti, visto che essere direttore artistico di un festival significa mettere insieme anche tante anime, ti chiederei di riassumerci queste anime, di quali aspirazioni i giovani vogliono nutrirsi, tanto da fare poi un festival sulla restanza, ecco. Ci sono appunto diverse anime che si sono unite all'interno di questo progetto. Noi partiamo da un'anima più grande, diciamo così, che è quella antecedente a noi, una storia di un ragazzo appunto che abbiamo raccontato bene nel video, quella di Giuseppe Gatì, che era un nostro compaesano che nel 2018 aveva deciso di muoversi già in questa direzione prima ancora che ci fossero tutte le ondate che poi abbiamo conosciuto, come quella del Covid, quella della digitale, che in qualche modo facilitano, se vogliamo, no? L'idea anche di provare a rimanere. Quindi partiamo da una storia che è antecedente a noi, dopodiché dall'ispirazione, un po' dalle idee di Giuseppe, si è raggruppato un gruppo di giovani che hanno vissuto un po' entrambi i lati della medaglia. Da una parte alcuni che sono andati via, io sono uno tra questi, sono stati tanto tempo fuori e si sono domandati per tanto tempo perché, il perché di questa scelta, no? Perché magari spesso ti ritrovi ad andare via all'università con una scelta legata solo ai motivi di studio, poi da lì rimani per lavoro e poi non capisci mai perché sei andato via, cosa ti ha portato fuori, quando mai ritornerai. Cioè sembra tutta una cosa che ormai è talmente scontata da non interrogarsi. E dall'altra parte invece altri che avevano deciso di fare la scelta opposta, di rimanere, si stavano domandando invece perché rimanere, no? E perché in qualche modo si erano trovati costretti all'interno di questo spazio che poi è la nostra Sicilia. L'unione di queste due esperienze diverse ci ha portato a dire proviamo a domandarcelo insieme questo perché, ma soprattutto non solo a domandarcelo, a trovarlo. Trovarlo un perché che ci unisca e che ci porti domani in qualche modo a capire esattamente come vogliamo realizzarlo, anche perché oltre al fatto di oltre al desiderio di rimanere, c'è un senso di responsabilità, cioè quello che sentiamo forte è il fatto di essere quasi l'ultima generazione, no? L'ultimo miglio prima che ci sia, prima che avvenga e accada un abbandono totale, no? Di questa terra. Siamo quelli che conoscono e hanno conosciuto attraverso i nostri nonni, no? Il territorio, le storie che questo territorio si porta, e se vogliamo anche gli eroi che lo hanno in qualche modo preservato fino ad oggi, perché siamo tutti figli di genitori che hanno visto, no, le stragi, certo, di Capaci, hanno visto i giudici, hanno visto Peppino Impastato, quindi abbiamo una serie di immagini che ci portiamo sicuramente dietro, e attraverso quello un senso di responsabilità che ci fa dire forse siamo gli ultimi a poter decretare se questa terra avrà un futuro oppure no, e quindi questo pesa tanto, certo, anche oltre al semplice desiderio, no, di voler rientrare a casa. Carmelo, resta collegato con noi. Quello che mi colpisce è che il vostro non è un dovere di restare al sud, ma è un diritto. Resta con noi perché ci fermiamo giusto un minuto e mezzo per la pausa pubblicitaria, perché poi voglio riportarti indietro a quello che è successo qualche giorno fa proprio nella tua Sicilia, una provocazione alla quale poi non è tardata una vostra risposta. Resta con noi, restate con noi, pausa e poi ancora insieme.
E siamo collegati con Carmelo Traina, direttore artistico del Festival Questa è la mia terra, Festival per il diritto a restare al Sud. Carmelo, qualche giorno fa nella sua terra natia, Domenico Dolce, lo stilista di Dolce & Gabbana, in qualche modo ha condannato, potremmo dire, l'atteggiamento dei giovani siciliani e non. Le sue parole sono state, proviamo a riassumerle: cosa fai un giorno intero su Facebook? Vai a lavorare. Insomma, come dire, una lavata di capo a tutti i giovani che secondo lui non hanno dignità, non hanno voglia di fare nulla. E la vostra risposta però non ha tardato ad arrivare. Diciamo che la prima risposta in assoluto è il festival, nel senso che quello che stiamo organizzando è già una risposta abbastanza chiara, un messaggio provocatorio, perché non è il primo, nel senso che sono storici, no, i messaggi di giovani o giovani generazioni che non hanno voglia oppure che non vogliono, al di là appunto del messaggio di Domenico Dolce, è una cosa ricorrente quella di accusare nuove generazioni di non aver voglia di fare. Su questo il nostro festival è un chiaro messaggio immediato che dà una risposta netta a quello che è stato un po' quella che è stata accusa. Dall'altra parte noi abbiamo esposto, abbiamo invitato Domenico Dolce a venire il 23-24 agosto a Campobello ad unirsi a noi e darci una mano, perché poi il tema è, come dicevamo anche all'inizio, intergenerazionale. Noi ci stiamo esponendo in prima persona perché siamo quelli che lo vivono in prima persona, questo tema di dover provare in qualche modo a salvaguardare un diritto a restare che manca. Oggi non è solamente una scelta, come dire, di volontà o di cercare maggiori opportunità, quella di andare via, è una scelta che è quasi obbligata. Qui non ci sono opportunità, non c'è possibilità di rimanere, soprattutto non ci sono persone, non ci sono occasioni. Rispetto agli anni in cui appunto Dolce è andato via, tanto è passato, tante sono le differenze, e su questo oggi si deve confrontare un giovane o una giovane che decide di scegliere se andare o rimanere. È una scelta quasi da martire, no? Quella di rimanere oggi. E quindi su questo è quello che abbiamo riportato noi, l'invito che abbiamo appunto esteso è quello di partecipare e unirsi a noi, e dopodiché ogni provocazione lascia spazio sulla provocazione, quindi non ci siamo sentiti di aggiungere nient'altro, se non appunto un caldo invito ad unirsi a noi per vedere cosa siciliani e siciliane stanno provando a fare per questa terra. L'ultima domanda, Carmelo, prima di salutarci, è relativa a Giuseppe Gatti, la persona a cui è idealmente dedicato appunto questo festival. Mi ha molto colpito nel video che abbiamo visto all'inizio della nostra chiacchierata il fatto che, ecco, abbia detto: perché devo andare via io quando ci sono persone che magari meritano, tra virgolette, di andare via per quello che hanno fatto alla nostra terra. Ovviamente sto citando a senso e non in maniera letterale. E allora vorrei chiederti, per chiudere, Giuseppe Gatti, che cosa è stato, che cosa è ancora oggi per i giovani? Proverei ad estendere alla Sicilia, insomma, un po' questa testimonianza. Un ragazzo di, mi lascio immaginare, un ragazzo di 22 anni che decide appunto tanto tempo fa di rimanere, non scegliendo un mestiere, no, nobile come quelli che tutti noi ci immaginiamo, perché appunto il futuro che si prospetta ad ogni giovane siciliano siciliana è quello di andare fuori, studiare ingegneria, economia. Queste sono un po' le ambizioni, anche dettate dal fatto che culturalmente pensiamo che quella sia la proiezione migliore per evolversi, per andare oltre magari lo stato da cui proveniamo, perché siamo una terra comunque povera, non solo di opportunità ma anche tendenzialmente economicamente, no? Quindi l'ambizione di ogni genitore è quella di avere il figlio all'interno, inserito all'interno di uno di quei flussi. Immaginate Giuseppe che decide a 22 anni di rimanere e di fare il pastore, e di farlo nel suo territorio, di farlo perché era l'alternativa per poter rimanere sul suo territorio, e in contemporanea da giovane pastore che al mattino pascola le capre, porta le capre al pascolo, dall'altra parte aggiunge questa attività di comunicazione aprendo uno dei primi blog, perché stiamo parlando appunto dei tempi, dei primi blog aperti e andati online, apre uno dei primi blog, lo chiama Questa è la mia terra, comincia a fare divulgazione su questo tema e comincia a raccontare un messaggio diverso rispetto a quello che era stato raccontato, dicendo appunto quello che dicevate, ovvero: perché devo essere io ad andare via nel momento in cui queste condizioni non solo qualcuno le ha create, ma qualcuno le ha volute, perché questa terra non è nata così. Questo è il messaggio fondamentale, no? Noi oggi la vediamo piena di case abusive, di spazzatura, ma questa terra non è nata così, in origine non era così, non è una condizione
come dire, naturale di quest'isola, quella in cui si trova, storicamente lo sappiamo. Quindi se non è nata così e qualcuno l'ha voluta, perché devo essere io adesso vittima di tutto questo, piuttosto invece che queste persone che non hanno pagato, non stanno pagando e continuano invece ad abusarne e a trattenerla all'interno di questa condizione? Era un messaggio visionario, rimane un messaggio visionario a distanza di 10 anni e passa per noi, e per questo motivo abbiamo voluto dedicare la vita a Giuseppe, anche perché poi la sua di vita si è tragicamente conclusa a quell'età, a 22 anni appunto, a causa di un incidente sul lavoro, che se vogliamo è un altro grande tema di questa terra, certo. Appunto, perché che un ragazzo a 22 anni rimanga vittima di un incidente sul lavoro, parliamone, quanto è normale e quanto no, e se questa cosa può o meno essere considerata come dire, la possibilità di rimanere, no? O una delle ennesime prove appunto di un mancato diritto a restare. Ma soprattutto, come diceva la ragazza nel video, facciamo sì che non diventi semplicemente un numero da statistica, ecco, ma che diventi, ecco, un seme che dà frutto. Proverei un po' a concludere così questa nostra chiacchierata, Paola. Esatto, grazie Carmelo Traina, direttore del festival, direttore artistico del festival Questa è la mia terra, io la difendo, 23 e 24 agosto, Campobello di Licata, per celebrare un sud che vuole restare. Chi può partecipi, perché l'ingresso è gratuito, sostenete questo festival, sostenete questi giovani, noi vi seguiremo sui social, caro Carmelo, e poi perché no, magari faremo un altro collegamento dopo il festival per fare un bilancio, sapere come andata. Comunque vi teniamo d'occhio, anzi siamo a disposizione anche per altri eventi collaterali che organizzerete durante l'anno. Grazie mille di cuore, allora ci vediamo più avanti. Ci rincontreremo.